Marche sotto la neve oggi, come era nelle previsioni della Protezione Civile Regionale, che aveva diramato un'allerta meteo, imbiancata sia la costa che l'entroterra e viabilità rallentata un po' ovunque. Nelle province di Pesaro e di Macerata i vigili del fuoco sono intervenuti per mezzi intraversati e piante sulla strada. L'attività di spargimento sale è iniziata alle 5 di questa mattina, fino a quando, intorno alle 7, sono entrati in azione mezzi spazzaneve che hanno rimosso gli accumuli nevosi nei tratti stradali principali delle città. Sono tutte ditte che ci gestiscono la neve, sono ditte locali che stanno i loro mezzi nell'arco di 10 km dalle zone di intervento, quindi sono subito pronte nel caso servisse di intervenire. Smetterà di nevicare, interverremo subito con il trattamento antighiaccio, perché le temperature fortunatamente ancora sono intorno allo zero grado, quindi il sale funziona quando siamo intorno a queste temperature. Veniamo controllato anche un po' la varia situazione, comunque ecco, spostarsi solo in caso di necessità. Comunque in questo momento possiamo dire che la situazione è tranquilla, insomma, abbastanza sotto controllo. La situazione è tranquilla in tutto il territorio e noi stiamo monitorando costantemente tutte le zone. Disagi un po' ovunque, trasporto pubblico attivo, salvo nelle zone più colpite dal maltempo. A fare il punto della situazione durante la diretta di Fano TV è stato il direttore di Adrebus, Massimo Benedetti. Non riusciamo a raggiungere il centro di Carignano in alto, quindi le linee si attestano giù in basso a Santa Maria della Arzilla. Poi non riusciamo a raggiungere a Caminate, quindi la linea si attesta a Tombaccia in basso, e stamattina per raggiungere Monbaroccia è stato particolarmente problematico, ma abbiamo dovuto percorrere strade alternative, quindi dall'Adriatica siamo saliti su. Sul versante pesarese non si transita all'interno del centro di Candelara, non si raggiunge il centro di Cartoceto. Ci sono dei collegamenti ogni mezz'ora sul grande anello Fano, Pesaro, Urbino. Abbiamo istituito stamattina dei cambi a Bio Borzaga e a Trasanni, perché nella parte bassa non c'era neve a sufficienza per poter viaggiare con dei mezzi catenati, e quindi la gente trasbordava verso un mezzo che li aspetta con le catene per arrivare a Urbino e scendere dall'altra parte con un altro trasbordo in zona Trasanni. Questo è uno dei modi che abbiamo sempre, sicuramente più collaudato per garantire servizi, ma considerando che i mezzi transitano sia su strade senza neve che su quelle nevate, non possiamo camminare sempre con le catene. Faremo dei danni sia ai mezzi sia all'asfalto. Problemi anche nell'Anconetano, dove il sindaco Valeria Mancinelli ha predisposto la chiusura delle scuole. La misura precauzionale che abbiamo adottato, ha commentato oggi in un post su Facebook, era dettata dalla consapevolezza che molti disagi ci sono in altri comuni da cui vengono spesso i ragazzi. La prudenza è necessaria, ha aggiunto il primo cittadino, anche per evitare blocchi e incidenti sulle vie di comunicazione che possano mettere in difficoltà il pronto soccorso degli ospedali. Non ce lo possiamo permettere in questo momento. Oltre al capoluogo di regione, altri sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, come Iesi, Tolentino, Fermo e Urbino. Centinaia i messaggi arrivati alla nostra redazione con foto e video da ogni parte della regione, chi per segnalare situazioni di criticità, chi per mostrarci la gioia di grandi, piccini e animali divertirsi tra la neve. D'altra parte però c'è chi è sempre rimasto in allerta per garantire la sicurezza dei cittadini, dalle prefetture ai comuni, dalle forze di polizia alla protezione civile. Questo spazzaneve è del comune, qui fermo al Codma, serve per mantenere pulita tutta l'area del Codma, perché in caso di blocco dell'autostrada tutti i camion vengono dirottati presso il Codma, e quindi bisogna tenere pulito il piazzale, e serve per le emergenze. Qualora qualcuno dovesse aver bisogno di uscire di casa per un'emergenza, soprattutto non so, ambulanze del resto, questo mezzo, senza distogliere altri mezzi, perché negli anni passati si serviva di aprire una
un'uscita da una casa di blocchi doveva spostarsi, che so, da Centinarola, una ruspa, e si vedevano viaggiare in pratica con le pale alte. Continua anche il drive-in nonostante la neve, quindi quello non stop. E comunque dicevamo, Saverio, voi siete pronti anche ad attivare il COC eventualmente, o quello è già attivo? Questo dipende dal comune di Fano, dal sindaco. Il COC non ci siamo ancora sentiti, ancora sono, la neve è poca, dipende cosa farà durante la giornata. Comunque i ragazzi volontari sono stati tutti allertati, sono presso la sede, la cucina pure, in modo che se c'è bisogno di qualcosa, sia in autostrada, di caldo, o anche le persone che arrivano qui, siamo già pronti, speriamo che non serva nulla, però secondo il piano siamo pronti. Situazione sotto controllo invece nel Pesarese. Da Piazza del Popolo la truppa si è spostata a Morciola di Vallefoglia. Sì, ha nevicato parecchio nelle colline, a quel Bordolo, Montefabbro, Sant'Angelo in Lizzola, nelle colline anche di Tavuglia, in tutta la fase dell'Unione, diciamo la parte alta dell'Unione. E anche in basso ci sono una decina di centimetri di neve, sta nevicando, però è scattato il piano di protezione civile, sia quello comunale sia quello sovracomunale, le strade sono aperte, le scuole sono in funzione, insomma siamo pronti anche per lo spargimento di sale per la notte quando ci saranno le gelate. È stata una bellissima sorpresa che ovviamente fa da contorno. Qui a fianco abbiamo il Morciola Sporting, ci sono i campionati italiani di bocce, giochiamo con una squadra di Milano, alle 10:30 c'è un matrimonio, quindi anche con la neve la gente si sposa e qui continuano a nascere le persone nonostante il Covid e nonostante la neve. Quindi siamo abbastanza, diciamo, sul pezzo. Intervistato dal direttore Marco Ferri durante la diretta anche il gestore degli impianti sciistici del Monte Catria, Michele Oradei. Quest'anno, Michele, purtroppo è andata un po' così. Quest'anno la neve ce n'era tanta, ce n'è stata tantissima in questa prima fase, dove però siete stati costretti a rimanere chiusi per il DPCM. Adesso riaprite lunedì anche voi. Com'è lo stato d'animo di questa, in questo momento? Ci sarà neve, quindi ci sarà la possibilità di dare a chi verrà sul Catria la possibilità di sciare, immagino, di stare un po' qualche ora in spensieratezza. Beh, Marco, lo stato d'animo è un po' quello di tutti, come ben sai. Poi quest'anno per noi è stata una vera e propria beffa, perché avremmo sciato, ad oggi li abbiamo contati, 55 giorni di sci abbiamo perso. Quindi sarebbe stato un anno record che purtroppo però non abbiamo potuto capitalizzare. Detto questo, però, noi non ci piangiamo sopra, anche se il danno, come puoi capire, è stato enorme, non solo per noi, ma per tutto l'indotto che, come tu ben conosci, sei stato tante volte qui da noi a fare dei servizi, per l'indotto di 5 comuni che girano intorno alla realtà del Monte Catria. Quindi vuol dire ristoranti, vuol dire attività commerciali, vuol dire tutta una serie di entrate che purtroppo quest'anno sono venute a meno. I bar, i bed and breakfast, perché da noi la gente, come tu ben sai, viene anche per i fine settimana, non è solo un turismo del mordi e fuggi ormai il Monte Catria. E quindi tutto questo purtroppo si è volatilizzato. I giorni scorsi, con l'innalzamento delle temperature, come avete visto voi anche giù nella costa, che si stava quasi in maniche corte, e le forti piogge e vento hanno, diciamo, fatto sì che il manto si sia abbassato di molto. Quindi con questa nevicata adesso usciamo e vediamo se siamo in grado di riaprire tutte le piste oppure no. A collegarsi invece da Bolognola, a 1300 metri di altitudine, Francesco Cangiotti di geometio.it. Sì, guarda, abbiamo una temperatura attuale di meno 8, questa sera arriverà ulteriore aria fredda, quindi dovremo arrivare nella nottata, nella giornata di domani, a una punta di meno 11, meno 12 gradi. A partire dalla nottata e nella mattinata di domani arriveremo all'apice, appunto, di questa discesa d'aria fredda, come dicevo, con delle punte in quota anche attorno ai meno 11, meno 12, che appunto riaccenderanno nuovamente l'instabilità. Quindi nella nottata e nella mattinata di domani si formeranno dei nuclei instabili al largo della costa, che poi via via tenderanno, con i venti da nord-est, a arrivare anche sul litorale e appunto determineranno dei nuovi rovesci nevosi sia sui settori costieri e naturalmente anche sulle zone interne. Che però, Francesco, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, allora, tra stanotte e domani di nuovo neve sulla costa,
non sarà diffusa su tutta la costa marchigiana, ma localmente comunque potrebbe di nuovo imbiancare e apportare, insomma, degli accumuli, insomma, no? Mi pare di aver capito bene? Sì, perché non si tratterà di una vera e propria perturbazione, ma si tratterà di nuclei stabili, quindi logicamente in queste situazioni potremmo avere delle differenze anche a pochi chilometri di distanza, un po' come sta accadendo questa mattina ad esempio tra Fano e Pesaro, in cui a distanza di pochi chilometri, dove i nuclei e le precipitazioni risulteranno più intense, appunto si potranno accumulare dei nuovi centimetri. C'è la questione delle mareggiate, dei venti. Che cosa possiamo dire a proposito? Ecco, i venti raggiungeranno anche questi l'apice nella mattinata di domani. Avremo infatti delle correnti abbastanza tese di bora da nord-est, che appunto determineranno un mare mosso, molto mosso. Poi nel corso della giornata di domani, dal pomeriggio sera e da lunedì, diciamo, tutto questo sistema depressionario collegato a questa circolazione di aria fredda tenderà man mano a spostarsi verso la Grecia e quindi il tempo tenderà via via a migliorare. Questo non vuol dire che le temperature si rialzeranno subito, anzi nella giornata di lunedì e martedì proprio tutta quest'aria fredda che è affluita e il cielo sereno determinerà proprio dei valori minimi veramente bassi, infatti soprattutto sulle zone pianeggianti interne lunedì mattina ma anche martedì potremmo raggiungere delle minime anche sotto i meno 10 gradi. Quindi il problema sarà a quel punto il ghiaccio, bisognerà veramente fare molta attenzione al ghiaccio. Sì, sicuramente le gelate saranno molto diffuse e anche intense, quindi in particolare nelle zone di fondovalle, vicino ai fiumi, dove anche l'umidità contribuirà maggiormente alla formazione di ghiaccio. Allora Francesco, io vorrei chiederti prima di salutarci di riaprire un attimo la porta del Gatto delle Nevi, da dove tu ci stai trasmettendo, per farci vedere che cosa c'è a Bolognola. Siamo a Bolognola, località sciistica, che riaprirà quando? Domani, dopodomani? Guarda, si che riaprirà nella giornata di lunedì. Lunedì, quindi si potrà venire a sciare lì. Esatto, esattamente. Ecco. Guardate che roba, guardate che spettacolo. Ma adesso tu come fai a muoverti? Con quello? Muovi quello? Vai sul Gatto delle Nevi? Sì. A causa del maltempo è stata rinviata anche la partita tra l'Alma Juventus Fano e l'Imolese, che si sarebbe dovuta disputare oggi pomeriggio. Sì, l'arbitro ha deciso che oggi non si gioca, adesso sentiremo il Lega per capire quando giocare. Chiaramente domani sarà quasi impossibile per diversi motivi, in primis il discorso dei tamponi, perché non faremo in tempo a rifarlo per giocare già domani, e quindi cercheremo di capire con la Lega quando si potrà recuperare il match. Rimane sempre attivo il numero della nostra redazione 338-4968-250, dedicato alle vostre segnalazioni. Per tutti gli aggiornamenti www.occhioallanotizia.it.